Oggi primo giorno per i nidi, pare che sia iniziato tutto quanto bene. Sì, per ora incrociamo le dita, però la mattinata è andata bene, i bambini tutto sommato hanno ripreso in modo anche molto tranquillo, a parte qualcuno, qualche lacrimuccia, però in compenso, cioè sono stati pochi, in relazione al numero, sono stati pochi i bimbi che hanno avuto necessità che il genitore si fermasse un po' di più rispetto agli altri. Ecco, rispetto allo scorso anno ci sono più bambini, lo stesso numero o meno, qualcuno ha rinunciato e ha preferito tenerli a casa? Sono diminuite, sono calate, le iscrizioni quest'anno sono calate e quindi è un po' un sintomo che le famiglie hanno magari girato su altre opzioni. Però insomma, per il resto, ripeto, teniamo le dita incrociate, e forniamo il servizio in sicurezza. Ricordiamoci che rispetto alle linee ministeriali e a ciò che la Regione ci chiede, noi in più proviamo comunque la temperatura a ogni accesso di ogni bambino. Per cui questa è una sicurezza in più che vogliamo dare, visto che la nostra città è stata particolarmente colpita dal Covid. Abbiamo ritenuto necessario e opportuno prendere questo provvedimento. Oggi prima campanella per gli alunni del nido e della scuola materna alla Santa Eufemia. Come sono andate le cose? Siamo partiti con un po' di tensione, come normale che sia. Siamo molto felici però di riuscire finalmente ad accogliere i nostri bambini. Oggi hanno cominciato semplicemente quelli che sono i proseguimenti del nido d'infanzia e della scuola dell'infanzia e abbiamo fatto i primi inserimenti al nido della scuola dell'infanzia. Poi da lunedì prossimo invece avrà inizio anche la scuola primaria. Ecco, le iscrizioni hanno avuto una flessione o sono rimaste quelle dell'anno scorso o di più? Abbiamo visto solo un po' di preoccupazione nei bambini più piccoli, ovvero quelli dei 3 anni che dovevano cominciare, quindi un po' di perplessità da parte delle famiglie dei bambini di 3 anni. Abbiamo molti iscritti invece nelle sezioni dei 4-5 anni. I bambini, viene misurata la temperatura prima del loro ingresso o basta una dichiarazione da parte dei genitori? No, abbiamo preferito svolgere il triage all'ingresso, quindi lo faremo anche per la scuola primaria. Abbiamo valutato questa maggior sicurezza, quindi abbiamo diversificato completamente gli ingressi alla struttura. Non avremo più solo l'ingresso in via San Marco, ma utilizzeremo tutti i portoni d'accesso alla struttura. Abbiamo dedicato quindi un ingresso solo all'asilo nido. Invece alla scuola dell'infanzia abbiamo concordato con i genitori i turni di ingresso ed uscita, quindi abbiamo degli orari rigidi, non più flessibili come negli altri anni, per riuscire a garantire la sorveglianza di tutti e soprattutto l'accoglienza ai portoni di ingresso. Quindi solo i genitori dei bambini in inserimento oppure i genitori dei piccoli del nido potranno entrare nella struttura, mentre tutti i genitori della scuola dell'infanzia accompagneranno i bambini nei diversi ingressi loro assegnati e li affideranno alle insegnanti che faranno immediatamente il triage. Abbiamo acquistato 10 termoscanner proprio per poter consentire il triage all'ingresso. Per quanto riguarda gli asili nido, davvero rivolgo i complimenti alle amministrazioni locali, al personale educativo, hanno lavorato gomito a gomito in questi mesi per far ripartire questi importantissimi servizi educativi in tempistiche adeguate e credetemi che non è stato semplice, questa è una sfida molto, molto difficile, molto complessa e dobbiamo farcela tutti assieme.